Fortinet? Pronto, buongiorno, parlo italiano. Sì, come no? Buongiorno, salve, scusate, un'informazione. Oggi sono arrivate a casa le schede elettorali. Mia madre mi ha detto di chiamarvi per sapere se voi portavate qualche candidato, No, perché noi non sappiamo. portiamo nessuno, Ok. perché al limite fate voi se avete un partito di preferenza, Ma voi non fate avete voi. una persona di fiducia vostra che mi pare si fida di voi, diciamo, dice di solito lui si affida a voi. Ah, beh, questo di solito è sempre il signor che se ne è occupato. Dunque, io personalmente non saprei dirti, non saprei proprio. Va bene, magari Non dovremmo parlare saprei. con lui che è responsabile, andiamo a parlare con lui, lui si può Non è dire. più responsabile, signor perché lui ha preso la sua pensione, è rimasto come collaboratore. Però quello che potete fare è deporre questa busta in ufficio e poi vediamo noi. Cioè io vi porto la busta e poi fate voi, insomma, così Sì, sapete voi. voilà, senza nessun problema. No, Ok, quindi io vi porto la scheda di mio padre, che non so mi se... porti la busta tale e quale come l'hai ricevuta, Ok. e la porti in ufficio e poi io vedrò con il signor perché credo che mi ha detto che passerà la settimana prossima. Vedo con lui e vedrò quello che lui dice. Ok. Ok, quindi vi lascio la scheda con tutta la busta e ve ne occupate voi. Sì, infatti. Va bene, grazie mille. Buongiorno, Patronato Sì, Intra. buongiorno. Salve, scusate, chiamo per un'informazione, perché abbiamo ricevuto a casa le schede elettorali. Volevamo sapere se voi portavate qualche candidato. Noi qui portiamo carrozza al Senato, al Partito Democratico. E alla Camera? Nella Camera portiamo la Garavini e Cerasani, Ok, perfetto. sempre nel PD. Va bene. E lei chi è? E io sono Antonio Scogliani, io. Va bene. D'accordo, grazie. Buona Buona giornata. giornata a voi. Oui, bonjour, la GTB du centre. Buongiorno, scusate, parlate italiano? Sì, certo. Buongiorno, salvo, un'informazione. Vi chiamo perché abbiamo ricevuto a casa le schede elettorali per le elezioni. Volevamo sapere se... Mi hanno messo di chiamare a voi per sapere se portavate qualche candidato. Noi portiamo Elio Carrozza, dunque del Partito Democratico. Ok. Dunque sul bollettino blu Sì. si fa una croce sul Partito Democratico, dunque nello stemma del Partito Democratico e dopo scriviamo Carrozza con una R e due Z. Ho capito. Lo Sì. sapete come Inca, come patronato Inca, Beh, no, Gabriele. no, io lavoro per il patronato Inca, ma il patronato non siamo noi a titolo personale che Ok. sosteniamo il candidato, il patronato lui non può al nome del patronato. Dunque, Ok, e mia nonna mi ok? diceva ci vuole dare prima mano a fare le schede, a comprare le schede. Un momento, non capisco. Per fare le schede facciamo noi, o ci potete dare una mano sul No, noi dato per... possiamo aiutare la gente a farlo, ma la gente deve votare loro stesso, Va eh? bene, va Noi bene. possiamo dire, guarda, io Sì. sostengo il nostro candidato, che è del Partito Democratico, Va Elio bene. Carrozza al Senato e Garavini e Cerasani alla Camera. D'accordo. Ma non possiamo né votare al posto delle persone, Va ci bene. mancherebbe, né fare, diciamo, come patronato. No, il patronato niente da vedere, il patronato non D'accordo. può. Va bene.